Colli lunghi, ragazzi! Qui si accettano solo persone con il collo giga enorme, giga Chad! Benvenuti su Long Neck Run, dove le giraffe sono le padrone di casa. Ci siamo! Qua dobbiamo prendere degli anelli che si imbottiscono nel mio collo giga enorme! Guardami là! Ma non ti viene il torcicollo con tutte queste torsioni, questi anelli? Siamo alti 2 metri! Già abbiamo battuti tutti i giocatori dell'NBA e sono a livello giraffa! Siete team giraffe? Hashtag team giraffe nei commenti! Cosa ho fatto lì? Oh mamma mia, se avevo il collo più lungo potevo prendere le gemme. Ah, quando sono arancione devo prendere i perni arancioni. Guarda che altezza però, ragazzi, guarda che altezza. Pierino, che collo grande che hai, disse la mamma. E sono alto come un cacchio di Tyrannosaurus Crausus Rex. Non ne evito nessuno. Qua comandiamo noi, questo è il gioco dell'estate. Arancione, aranciata, arancino, arancina, ve lo dico in tutte le lingue. A proposito di arancini, sono alto come un cacchio di T-Rex. Quella è tantissimo la sagoma di un'isola di Pasqua. Un nuovo scemo scemo. Vi batterò tutti. È bello questo gioco perché vedete variano, c'è della varietà. Ormai pure i giochi un po' cessi come questo aggiungono la varietà. E io apprezzo questa cosa, bisogna fargli un piccolo applauso lento. Mamma mia, però è una droga ingrandirsi il collo. Cioè ragazzi, la prossima operazione che mi faccio io, ragazzi, se devo mai farmi, mi allungo il collo così dal nulla, perché è proprio bello. Ti fa sentire alto, finalmente il detto "che tempo fa lassù" ha un detto vero. Sono altissimo. Puoi fare tutto, puoi vedere anche più a lungo dei tuoi amici, puoi sfiutare il pericolo. Il collo lungo è sinonimo di vivere. Oh signore, sono grande come la Sfinge! Manca poco, 20 metri! Nella vita io non sono stato molto alto. Sì, sono tipo alto 1,74 m, 75. Manco mi ricordo, tendo a dimenticarmi la mia altezza, ragazzi. Sapete perché? Perché mi vergogno, ho sempre voluto essere un po' alto. Beh, questo gioco qui mi permette, tramite il potere del collo lungo, di avere la mia altezza. Guarda come mi muovo, guarda come mi sono sbrilluccicante vermetto. Andiamo un attimo nello shop. Ah, possiamo prendere nuovi tipi di colli. Nuovo personaggio, dai, nuovo personaggio. Guarda la scimmia, bella questa. E con la banana dietro. Il potere della banana. La banana. Ok, andiamo subito, ragazzi, che io voglio essere grande come una sfinge. Le chiavi non so cosa mi servono, forse ad una cassa dopo. Però ecco, noi con il potere della banana ci stiamo allungando a dismisura. Siamo delle scimmie pazze. Tra un po' andrò dalle mie sorelle scimmie che vivono sugli alberi, gli farò cucù, chi è la scimmia adesso? E rubo tutte le banane poi. Io mi prendo le banane così, me ne sbatto e siamo quasi come una piramide azteca. Oh, ho trovato un nuovo tipo di collo. Lo prendo subito. Oh, più bello questo. Ok, sono più carini, sono più carini. Assolutamente più belli. Mi adoreranno gli aztechi come un dio. Arriverò, sono la scimmia dea. Offritemi banane in sacrificio e le prenderò tutte. Sarà così, raga. Aia, aia, ho preso dei colli storti. Mamma mia, se lo facciamo giocare a Maurizio Costanzo sto gioco, secondo me freme, secondo me inizia a vibrare e gli cresce un collo palese. Bene, e siamo noi, 30 metri di collo e siamo noi. Ecco, però mi chiedo, con un collo così lungo, e cos'è l'acqua? Non so nuotare, aiuto! Però il collo talmente lungo che posso respirare fuori dall'acqua, è geniale sta cosa. Vedete quante possibilità di sopravvivenza ti dà il collo lungo. Ma io mi digivolverei in una giraffa se potessi, anzi ormai le giraffe sono superate. C'è un collo di 40 metri come il mio, dove lo vogliamo mettere, eh? Dove lo vogliamo mettere? Io ho fatto bene, siamo quasi al 5x6. Vi giuro ragazzi, tra un po' toccherò le vette dell'Everest. Dell'Everest, la montagna si inchinerà davanti a me. Siamo alti come il Jesus del Brasile. Incredibile, che accoglie il mio collo. Vabbè, mi sono rotto della scimmia. Proviamo a prenderne uno nuovo. Il coniglio.
Dai, dammi il re. Il re o il coniglio? Il re! Il re dei colli lunghi! Questo mi piace. Sì. Solo col re puoi raggiungere la massima. Vedete la febbre? La febbre del collo. Una volta c'era la febbre dell'oro. Ora c'è la febbre del collo. No, non posso prendere quella gigante. Quella gigante se l'avessi presa. Cosa mi sono perso? Aiuto. Ho la febbre! Con la febbre allungo, prendo tutto! Avete visto la febbre? Avete visto la febbre? Oh, 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 oh! Siamo quasi al massimo! Madonna, piacere! Mi invidieranno tutti a scuola. A scuola non mi vedranno. Io semplicemente il mio corpo come fa a reggere con tanto peso? Siamo a 35, siamo quasi al livello del Jesus del Brasile. Questa me la sento, questa è quella buona. Questa è quella che funziona. Questa è quella che va. Ora mi piglio quelle giganti. Ora mi piglio quelle giganti per forza. Quindi quella arancione. Dai, ho già la febbre. Guarda, ormai non so più come vorticare. Ah, ho il torcicollo. Fa male. Ragazzi, è doloroso mettere tutte queste extension per il collo. Ok, ho la febbre. Andiamo veloci. Per fortuna posso prenderle. Ne ho saltata una, ma chi se ne frega. Dai, per una. 6 per 75. Io non so che dire. Non mi vedo più. Io sono già in paradiso. La torre di Pisa è più alta? Non pensavo. La vita fa tic tac e tutto fa tic tac. E con il mio collo io vado su. Sono sempre più grande, sono sempre più lungo. Sono enorme, sono Gabby 16 bit. Sono re dei colli lunghi. Aug. Devo anche dirvi che avere un collo lungo può avere dei problemini. Tipo, non posso più mangiare con la mia famiglia a tavola perché ho bucato il soffitto. Quindi, insomma, non è un granché sempre avere il collo lungo. Anche una semplice cosa come mangiare un po' di latte e cereali la mattina è complicato. Aia! Ho sbattuto dappertutto! Come osate? Oh, ai tuoi gabbiani! Chissà cos'è l'ultima cosa. In teoria dovrebbe essere un palazzo giganò. Intanto mi sto distraendo e questa cosa non va. Occio a sti cosi che mi vanno nel mio collo, che ormai è diventato fragile. È un pezzo da esporre al museo. No, ragazzi, allora io salterei direttamente a quando ho un collo più possente. Che qua non siamo abbastanza possenti, secondo me. Beh, la torre di Pisa l'abbiamo sbloccata. Tra un po' andiamo nella Persia. Va bene tutto, basta che non perdo il mio collo. Dai, questa run perfetta. Non ne missiamo uno di anelli. Gli anelli sono droga. Tesoro! Gli anelli di pesce. Mamma mia che buoni gli anelli di pesce. E mi mantengono in salute. E mi fanno crescere alto e forte. Ormai abbiamo già fatto il Guinness World Record di persona più alta del mondo. Io alleno solo una cosa in palestra: il collo. E non voglio sentir parlare di altro se non di colli. Colli, monti, montagne. Tutto ciò che è alto è di mio gradimento. Ok, prendiamo quello arancione che l'ho visto subito che c'era qua uno spripizio. Occhio a questo che mi voleva levare le gioie. Il bello è che io sto prendendo un sacco di punti, però intanto non è che mi fanno vincere il gioco. Cioè, io ho fatto perfetto questa run. Sono però alto come la cosa di New York. Libertà. Non vedo l'ora di prendermi la grande melma. Sto rosicando che l'America mi sta ancora battendo. Ma presto, presto il mio collo raggiungerà tutto l'infinito e oltre. Uscirà dall'atmosfera. Non ci siamo. Devo prendermi un nuovo potere. Devo prendermi un nuovo personaggio. Ah, questo da collo lungo. Ce l'avranno fatta i nostri eroi? Sì! Siamo grandi come il Kabujung Galifam di Dubai, sì. La torre più alta di Dubai, quasi. E King Kong è più alta di quella torre. Temetemi! Mi prendevano in giro a scuola e mi dicevano collo corto, collo corto. Collo corto a chi? Intanto però ho perso un'extension e queste cose mi fanno rosicare perché le extension sono tutto. Guardalo! Quanto odio quando mi spezzano il collo!
Non è una cosa che capita tutti i giorni. Ma quanto odio quando mi spezzano il collo. Il mio tanto sudato collo. Ma sai quanto mi alleno in palestra per averlo così? Ma mi alzo, mi faccio ste extension. Guardalo! Mi griffano! Mi griffano il collo! Ma state scherzando? Ma voi fate schifo, fate! Dai, subito, li voglio tutto subito. Tutto e subito, come i bambini. Mio, mio, e subito, se no, uè! Piango! Oh, dai! Che voglio battere King Strombolo! King Kong? Dai che ti raggiungo! Ci pensa il tartarugone ninja? 103. Meglio di prima. Oh! Non era la torre di Dubai, era un razzo! Ok, dai, siamo quasi a King Kong, eh! Mamma mia, piccoletto, piccoletto King Kong! Piccolino! Va bene! Guarda come sono fatte ora! Mamma mia, ora dovete stare attenti, sono in modalità predatore! Chi si avvicina a questo è per i ladri di colli! Quelli... Ah! Ah! Au! E dovevano difendermi, però! Questi, ecco, avete visto i ladri di colli in azione? Queste qua li mantengono lontani. Quando uno di notte vuole rubarmi un anello, io come i porcospini faccio il porcospino qua. Provate solo a toccarmi, guarda. Provateci che vi mangio. Sono un ninja di colli. Ok, mamma mia ragazzi. Super la moda, sembra un punk. Tra un po' sì. Tra un po' sì, io vi giuro la prossima diventiamo King Kong. Questa non credo che ce la facciamo perché ho sbagliato un po', ma la prossima diventiamo King Kong, frega niente. Sì, 121 metri, ridicolo. Dai, King Kong, mi sto allenando. Oh, qua è buona, qua è buona, qua è buona. Qua è buona. Dio santo. Questa, 120 di mio. Con un bel 11 per. Dai. King Kong, è giunta la tua fine. È giunta. Ma dai, per 3 metri, cacchio. Per 3 miseri metri. In teoria ce la dovrei aver fatta. In teoria ce la dovrei aver fatta. Dai, King Kong. King Kong arato. Il prossimo cos'è? Un'elica adesso. Cos'è? Quei cosi là che danno l'energia alle paleoliche. Vediamo un video su YouTube, vediamo fino a dove puoi arrivare normalmente. Vediamo chi ha completato sto gioco. Ok, sto vedendo questo ragazzo che... Ecco. Ecco, Torre Eiffel. La World Trade Center, il Titanic, nave. Lo tsunami c'era pure! La nave di Star Trek! La nave di Star Trek! E il Biju Khalifa là, il Biju Khalifa. Ecco, e il Godzilla. E pure il drago! Alla fine c'era il drago, maledetto! Sì, però devi nerdarci tutto il giorno. No, vabbè, ragazzi, ci ripenso. Forse è meglio avere il collo piccolo. E con quel collo devi andare a sfidare i draghi. Che cavolo di vita è? Dopo un po' ti stufi. Ragazzi, ve lo dico in dietro, merito, mi sono rotto e bye. Io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo a prossimi fantastici video lunghissimi e bellissimi. Ciao, ragazzi!